Certamente la decisione britannica ha causato una grande certezza, ma come potrebbe essere diversamente? Ah, ma tutti quanti erano avvisati. Ci sono conseguenze di ripercussione quando si lascia l'Unione Europea. Anche quando ancora non c'è stata la comunicazione, adesso c'è un periodo per la Gran Bretagna, per la stessa Gran Bretagna, caratterizzata da una grande incertezza. E il Regno Unito è la prima vittima di questa decisione del popolo britannico, anche se noi dobbiamo fare di tutto per reagire positivamente a queste ripercussioni. L'Europa è forte, l'Europa è solida, ha le sue istituzioni, ha una banca centrale europea per quanto riguarda la moneta, è capace di agire e agisce. L'Europa dà un senso di fiducia a tanti in tempi molto incerti. Quindi dobbiamo essere uniti, coesi e certamente anche. È chiaro che questo periodo di incertezza deve rimanere il più corto possibile. Quindi domani, dopodomani, ci deve essere una tabella di marcia, un calendario, prefissato un calendario, dove ci impegniamo per alcune cose concrete, dove ci impegniamo di adottare misure concrete e poi ci deve essere un calendario per quanto deve avvenire adesso tra la Gran Bretagna e noi. Quindi noi speriamo che le nostre proposte vengano accolte domani e dopodomani, così alla fine saremo in grado di prendere il più possibile delle misure.